domenica 5 gennaio, finalmente si potrebbe dire, ha avuto inizio con la Comelgo Lopet di Padola in Comelico la tanto attesa decima edizione del Gran Fondo Master Tour di sci nordico. Finalmente perché, come oramai da alcuni anni, la neve nel mese di dicembre sembra proprio non volerne sapere, facendo così slittare tutta la stagione di sci di un mese. Se escludiamo la sgambetta di Livigno, di metà dicembre, si può dire tranquillamente che la stagione inizi con l'anno nuovo. E che inizio! Il via alle 10 in punto, sotto una copiosa nevicata ma di neve pesante e bagnata, con circa 200 concorrenti, ma anche molte defezioni dell'ultimo momento, visto il tempo e la condizione delle strade non propriamente ottima. Ne è uscita così una gara tattica di attesa, con i primi a fare da battipista, vista la molta neve fresca sul percorso, ma in ogni caso con le forze in campo che si sono fin dal primo giro subito delineate. Doveva essere una sfida carabinieri versus esercito, e così è andata. Alla fine sono rimasti in quattro a giocarsela con i portacolori dell'esercito più leggeri ed adatti a queste nevi, così pesanti, quindi favoritissimi. Ma una caduta, a poco dal traguardo, ha messo fuori dai giochi finali Sergio Bonaldi, giunto poi terzo, lasciando disputare la volata finale al compagno di team Simone Paredi, che però ha dovuto incassare la maggiore freschezza ed esperienza del carabiniere Fabio Santus, che si è aggiudicato la prova. Una bella gara, e comincia, come hai detto tu, la stagione 2014 del Gran Fondo. Speriamo sia un buon inizio e niente, andare a rivederci anche alle prossime gare. Sono contento per la gara perché ho fatto una bella gara, sono arrivato con il gruppo di testa ma stavo bene, ho fatto anche il ritmo, peccato qua all'arrivo che ho cercato di portarmi avanti, ho preso la neve fresca pesante e mi sono girato e ho perso lo sprint. Sì, ho forse sbagliato a prendere la corsia, però Fabio era davanti, ha meritato la vittoria, gli ultimi 4 chilometri si è messo a fare il ritmo e non sono più riuscito a saltare fuori dalla sua scia. Congratulazioni a lui, proviamo la prossima volta. In campo femminile è stata un testa a testa tra Simonetta Carbonio del team Rossignol, al comando fino a metà gara, e la russa Valentina Kislukina, che però è riuscita a recuperare nel secondo giro ed andare a vincere in solitaria. Terza classificata, Claudia Rizzieri della Rete Club. In campo Master Tour, vittoria assoluta ed in categoria Uomini 1 per Eugenio Bianchi del team Rossignol, giunto quinto assoluto. Nelle altre categorie, vittorie rispettivamente per Rainer Karlgruber del team Hartmann, tra gli Uomini 2, giunto dodicesimo. Stefano Pinter de Martin dell'Unione Sportiva Padola vince tra gli Uomini 3, classificandosi sedicesimo. Guido Masiero del Monte Belluna, con il suo 24esimo posto, primeggia ancora una volta tra gli uomini 4 ed infine Giuliano Secco dell'Unione Sportiva Primiero tra gli uomini 5. Infine, in campo femminile, si aggiudica la categoria Donne 1 la seconda classificata del team Rossignol, Simonetta Carbonio. Dato il via ufficiale alla stagione, il circuito Master Tour non dovrebbe vedere soste fino ai primi di febbraio, con un mese di gennaio davvero pregno di appuntamenti. A cominciare da domenica 12 con la nuova Pustertaler Ski Marathon su distanza unica e inedita di 60 km, rigorosamente in tecnica classica.